un nuovo assetto per la gestione dell'affollamento al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano. Posti letto per pazienti in attesa e dislocazione più efficace di servizi e postazioni. Questo era strutturalmente un ospedale vecchio su cui nessuno aveva mai investito. Noi lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo nonostante avessimo anche una scusa formidabile magari per rinviare e per non farlo, perché tra pochi mesi, nelle prossime settimane, qui andremo anche a presentare con il direttore generale l'appalto per il nuovo ospedale che sorgerà qui vicino. E quindi mentre però si realizza e si mette finalmente in opera un cantiere importante per un ospedale nuovo di zecca, quello vecchio non lo lasciamo nelle condizioni drammatiche in cui l'abbiamo trovato. La novità più importante è rappresentata dalla creazione di un nuovo spazio con 12 posti letto, il cosiddetto open space, che riqualifica e ottimizza la logistica preesistente. Nel nuovo locale, che ha una superficie di 144 metri quadrati, vengono accolti pazienti già visitati e presi in carico che hanno necessità di ricevere cure e consulenze, di essere ricoverati o dimessi. Oggi inauguriamo maggiore spazio nel pronto soccorso, quindi una riorganizzazione di tutto il pronto soccorso di questo presidio ospedaliero di Avezzano, con un aumento di 12 posti letto e un'estensione di 144 metri quadri, in modo che tutti i pazienti, sia nel momento dell'arrivo ma soprattutto dopo una diagnosi, possono avere una possibilità di essere seguiti nelle varie fasi. È un open space molto importante. 12 letti molto distanziati tra loro, dietro ci sono gli arredi, ci sono i comodini per i pazienti, ci sono finalmente i bagni. Per me sono fondamentali, perché il diritto di un paziente a una sua privacy, che si può realizzare perché ci sono gli spazi, e il diritto anche a poter fare quella vita quotidiana in pieno comfort, lo si realizza solamente con questo. Beh, un passo in avanti importante, perché il nosocomio marsicano copre un territorio di 140.000 abitanti, era ora che si sistemasse, si è sistemata, quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa realizzazione, a partire dal Presidente, dall'Assessore Verì, al Direttore Generale, al Direttore Sanitario. Oggi però, come dicevo, ci serve anche che venga riempita di contenuti la struttura attraverso, come ho detto già, con medici, OS e infermieri, oltre che con macchinari che servono per salvare le vite ai pazienti.